Ciao a tutti signori miei carissimi, ben ritrovati sul canale con il nostro Resident Evil. Riprendiamo da qui dopo che nello scorso episodio ci siamo salutati con una bella morte. Però per quanto riguarda me è passato un po' di tempo perché è un po' che non giocavo, quegli episodi li avevo registrati tutti di seguito. Quindi ci siamo tornati pronti all'azione. Ho aperto questa cassetta che voi ci possiate credere o meno, ho trovato una moneta antica, ma che cazzo mi serve? Vabbè, detto questo, cominciamo ad aprire le porte sigillate con i nostri fantastici acidi che abbiamo recuperato e prosegue la nostra avventura, ragazzi, che sinceramente, come già vi ho detto, questa non si apre? No, non mi fa neanche l'animazione. È proprio inapribile, inamovibile, dai, diciamolo così. No, riprendiamo da queste fasi che sinceramente, come appunto vi avevo già sottolineato, sono secondo me le migliori di tutto il titolo. Io penso che Resident Evil 7 avrebbe dovuto avere questa atmosfera fin dall'inizio. Perché sinceramente la fase con Ethan nella casa Baker è stata un po' tragicomica, benché l'atmosfera regalata dall'ambientazione e dal sonoro erano epiche. Perché la casa è veramente la protagonista di Resident Evil 7, la casa e le campionature audio, la roba che ti arriva in cuffia in quel gioco qua è ottima. Allora, continuiamo a trovare sta merda. Però io, se non ricordo male, dovrei cercare dei cavi. E boh. Comunque, vabbè, giriamo un po' tutto. Quello che c'è. Ecco, qua c'è della. Il vomitone. Questo è il cazzo di vomitone. Cazzo, quanto gogna. Dove è andato? È deficiente? Perché è andato via? Allora, abbiamo un sacco di robette, però a sto punto. Guardalo che merda! È obeso, ma. No! Beh, ma è scemo! Ma io vado via, madonna. Curati, va. È obeso, curati, muoviti! Porca puttana. Scappa, scappa. No, niente. Allora, andiamo a craftarci qualche proiettile. Aspetta, va. Sperando che rimanga indebolito. Ma quando corre così davvero? Non me l'aspettavo. Allora, aspetta. Innanzitutto, craft. Merda. Ah no, ancora qua! Mi sembrava dalle cuffie di avercelo dietro. Ero convintissimo che fosse alle mie spalle. Cazzo, mi sono. Cioè, questo è Resident Evil, ragazzi. Questo è Resident Evil. Allora, polvere da sparo, proiettili potenti. Ok, intanto. Com'è che si faceva? Così. Boh, intanto proviamogli la febbre in questo modo. Un po' l'abbiamo già ferito. Se andarci col coltello, ragazzi, era un po' una scelta bizzarra, però alla fine, a mali estremi. A sto punto, questo lo combiniamo così. Due cure. Però è veramente troppo lento, cazzo, a curarsi, a rimanere lì qua, a guardarsi le mani. Bitches! E vacca puttana, è vero che esplode. Vacca boia. Porco.
Porco cane, questo è Resident Evil. Questo doveva essere fin dall'inizio. Musica incalzante nei momenti clou, mostri che ti arrivano all'improvviso, che senso di claustrofobia. Questo, non cazzo, non aprite quella porta, commedia, horror show. Ok. Vabbè, dai. Ringraziamo Capcom per questa fantastica animazione. Ne facevamo volentieri a meno, ma uguale, insomma. Comunque Mia, che è infetta, che si trasforma, che appunto ha già subito un sacco di danni perché Ethan l'ha ammazzata 15 volte, ma è ancora qui. Avevo le bombe, mi sono dimenticato. Vedete, a giocare a distanza di troppo tempo. Potevamo farlo saltare malamente, ho usato tutti i proiettili, vabbè. Ma ste porte sono inaccessibili. Siamo solo venuti per il cavo, vabbè. Amen. No, vi dicevo che appunto Mia dovrebbe essere comunque sulla carta bella potente, perché alla fine ha le stesse capacità dei Baker, quindi di rigenerazione, ha più forza perché ce l'ha dimostrato quando ci picchiava e ci faceva volare via da una parte all'altra della stanza. Però ragazzi, porca vacca, è molto più debole rispetto a Ethan. Becca due danni, guarda che roba, siamo già rossi. Non ha l'orologio. Hanno mantenuto alcune cose come nei vecchi Resident, tipo appunto la salute. Chris era molto più forte fisicamente rispetto a Jill, stessa cosa Leon e Claire. Mantengono cose del genere, che in questo caso è fuori luogo, perché comunque in teoria, se veramente Ethan poi non è infetto, non ce ne sarebbe nemmeno bisogno che sia più resistente. E poi hanno tolto roba come, una volta utilizzate tutte le chiavi, te le tolgono in automatico dall'inventario. Beh, vabbè. Allora, chi se ne frega, dai. Io però una roba importante che devo fare è andare alla cabina del capitano, ragazzi, perché noi nello scorso appuntamento avevamo trovato la chiave. Io voglio un cazzo di fucile d'assalto. Poco tanto male che faccia, lo voglio. Quindi ci rispariamo un attimo di Snake Eater, tanto per gradire. Ricordiamoci le bombe e andiamo avanti, signori miei. Voglio concluderlo. Adesso un po' di tempo, penso di registrare di seguito magari fino alla conclusione, anche perché sostanzialmente un'altra cosa che ho notato, che poi alla fine uno gioca come cavolo vuole, non è che ci sono regole. Qui vige la legge della libertà. Se uno vuole uccidere i mostri shottandoli, lo può fare tranquillamente. Dicevo, oh mio Dio, che bello. Poi parlando così, mentre si gioca, si è sicuramente un po' più disattenti. E allora quando succedono bombe a distanza, questa ad esempio non l'avevamo raccolta. Quando succedono queste cose è fico, perché attecchiscono molto di più, diciamo. Comunque, vi dicevo, ognuno gioca come cavolo vuole. Però una delle grandi lamentele che ho sempre sentito riguardanti questo titolo, vieni, faccia di cazzo, questa la piantiamo qua, se vuol venire qualche tuo cugino. Tante lamentele erano riguardanti la durata. Che cos'è questo? Cavoletto. Ah, a me, signori, ok, io le prime run di questi giochi, lo so, sono sicuramente lento, sono anche abbastanza lento, perché mi piace guardarmi intorno, mi piace spippolare, leggermi le robine, soprattutto se poi c'è trama e c'è una storia fatta come Dio comanda. Allora, ho sbagliato tasto, perché parlo e sono disattento. Ho sbagliato tasto, ho premuto quello per farle esplodere invece che quella per raccoglierle, però ho notato che a noi non fa danno. Bellissima stronzata. Ok. Meglio così, se no saremmo morti.
Detto questo, a me il titolo, sinceramente, mi sembra di una longevità più che degna, anzi, secondo me va benissimo, anche perché, ripeto, a me sta durando, sono lento a giocare, però, secondo me va più che bene così, cazzo, di qua ci facciamo malissimo, però. Scendiamo dalle scalette, no, di qua non si può perché è chiuso. Poi non lo so, ragazzi, fatemi sapere chi di voi l'ha giocato. Però, insomma, io adesso penso di essere sulla decina d'ore, forse qualcosa di più. Cioè, che cazzo deve durare? Un gioco del genere, quando sono fatte bene, dura 8-10 ore, cioè, va più che bene, ragazzi. Poi è ovvio che quando il titolo lo conosci fai delle speedrun dalla Madonna, ma io mi devo buttare giù per forza da qua, ma mi faccio male. Si fa un cazzo. Si butta giù da 20 metri e non si fa niente. Poi dopo abbiamo preso una testata nello scorso appuntamento da uno di quei nemici. Siamo crepati male. Qua ci vuole il fusibile però. Manca un fusibile. Il fusibile dov'è che l'avevi messo? Dwayne non ce lo dice. Prova a chiedere al dottor Wall. Mi vogliono la sala macchina numero 2, ma non posso scendere se non sistemiamo questa cosa. Va bene. Proviamo ad andare qua, raga. Nemici. Da che parte? Sembra di muovere veramente un tir, eh. Guarda quanto ci mette a girarsi. No, non corre, non corre, per l'amor di Dio, che quelli lì sentono tutto. Sala manutenzione, c'è il salvataggio, c'è un magazzino, ma qua avevamo già visto tutto. Qua è dove siamo venuti giù per entrare in sala manutenzioni. Quindi a sto punto qua siamo a posto. Condotto. Docce. No, ho lasciato indietro un fusibile sicuramente. Da qualche parte. Vado alla ricerca del fusibile, cosa ti devo dire? Tanto che ci sono. Sono potenti, sono goduriose, perché no? Ah, cazzo, però mi devo mettere il mitra, ce l'ho a sinistra. Sì, no, mi sta bene a sinistra, dai. Non è un mitra comunque, c'è da salto. Allora, qua ci sono ancora dei bei nemici che girano e vabbè, si fanno i cazzi loro. Provo a dare un'occhiata. Guardalo dov'è. No, ma ci manca! Te ne affanculo, va. Un'altra roba che continua a non andarmi giù, per quanto niente da fare così non va. Da qua l'ho rimosso. O comunque lo si può mettere. Io lo voglio mettere però da qua l'avevamo tolto per metterlo da qualche altra parte, ma non mi ricordo, faccio confusione con le fasi della cassetta e con quelle del gioco reale, diciamo così. E allora vado un po' far del casino. Qua l'abbiamo messo. Qua l'abbiamo messo. God. Figa, che due maroni. Questo qua è quello che mi ha ammazzato. Porca puttana, che ti venga niente. Guarda. Adesso comunque sembrava più resistente. Mia, vabbè. Comunque, quello che vi stavo cercando di dire prima che mi facessero una gangbang è che avere la stessa cavolo di tipologia di nemico, tra l'altro piuttosto anonimi, perché sono dei mostri schifosi, vabbè, classici. Questa è chiusa però. È un po' una rottura per quanto riguarda un gioco come Resident Evil, nel quale la varietà dei nemici è sempre stata un po' un punto fermo. Insomma, poi, cioè, diciamocelo,
sti cosi qui non hanno la personalità comunque che può avere uno zombie, con tutta la personalità che può avere uno zombie, ecco, però non lo so, non urca. Grazie, non mi prendono, poi li conosciamo già, sono gli stessi cazzo di nemici. Questo l'avevamo già letto. Perché ha girato da solo la pagina, giuro. Per noi non c'è più scampo, ma almeno con questa nota posso far sapere a tutti cosa è successo. Penso che ce la fossimo persa questa. Ieri ho fatto il turno di notte, quindi verso mezzogiorno sono andato a riposare negli alloggi. Ero mezzo addormentato e ho sentito una bambina che rideva, o forse era solo la mia immaginazione. Mi sono svegliato alle 19:30, c'era una certa confusione nei corridoi. Drew, un ingegnere di bordo, mi ha riferito che stava succedendo qualcosa ai livelli inferiori, forse una rivolta. Era bianco in faccia. Mi ha detto poi che sarebbe andato a controllare, ma non è più tornato. Secondo me l'abbiamo già letta adesso. Ho urlato come una ragazzina e sono scappato via. Sì, l'abbiamo già letta, cazzo. Anche sta roba, raccogli i file come facevi nei vecchi. Una volta che li vedi, li raccogli e sai che non ti viene il dubbio, madonna. Che devono cambiare in peggio alcune cose. Comunque, abbiamo il cazzo di fusibile. Il problema. No, non è un problema. Non è assolutamente un problema. Assolutamente no. Guarda. Fuse. Boh. T'a post, zio. Oh, andiamo al quarto adesso. A quarto giaro. Prepariamoci al peggio come secondo. No, no, non hai ben capito. Ah, forse era meglio salvare. Speriamo ci sia un checkpoint, se no. Che giustamente, essendo un Resident Evil con i salvataggi manuali, ci sono i checkpoint, va bene. Vabbè, quello c'erano anche nei. C'erano anche nel Resident Evil 5 e 6. Sei un po' stronzo. Ok, siamo ritornati qua su dalla cabina del capitano. Siamo tornati su. No, ma allora non devo andare qua. Io devo andare giù. Io devo andare nell'S. Allora, spogliatoio, area di riposo. S3. Io devo andare giù. Però intanto che sono qua, raga, secondo me forse vale la pena salvare. Che il salvataggio è il piano di sotto, benissimo. Allora, fammi capire dov'è che dobbiamo andare, perché c'ha la macchina, andiamo giù. Senti, senti che versi. Lui ti aspetta. Aia. Ok, checkpoint c'è perché sta facendo le sue cose lì. Speriamo di essere abbastanza pronti. Se ci fosse un salvino, vabbè, per sicure. Sei sopra, eh? I cliché non mancano in questo gioco. Però dovresti crepare, eh? Che cos'è? Ah, vive di queste cose, Resident Evil 7. Vive di momenti rubati, cioè rubati amichevolmente, diciamo. Rubati da altri videogiochi, da altri film, serie. E ci può anche stare, ripeto, però sì. Ne hanno abusato, diciamo qui. E anche male per i miei gusti personali, perché sinceramente prima parte di Baker l'ho trovata troppo frivola, e soprattutto confronto a questa che mi piace molto, anche il twistone di storia mia che effettivamente ha piantato tutto ed è andata. Forse è sempre stata una spia, un agente dell'Umbrella o di chi non si sa, lo capiremo. Queste fasi sono stupende, sta musica incalzante. Questi bisogna martellarli perché se ti fanno quel salto, il salto in faccia, tolgono veramente tanto. Bello, mi piace. Queste fasi sono stupende, ragazzi. Cioè, è tutta un'altra storia, è un altro gioco, ve lo dico.
Oh, io ho veramente tante bombe, porca troia, non riesco a usarle. Stiamo facendo scorta. Brutto segno? Beh, abbastanza, perché vuol dire che ci aspetta del dolore. Ok, siamo ancora nel magazzino, signori. Prendiamo da qua. Ho staccato un attimo perché ho sentito un rumore, dato che c'è caldo e il registro non sigillato. In stanzetta. E allora ho sentito un rumoraccio, ma era la mia morosa che è tornata. Allora, proprio fico, proprio fico. Mi piace qua, mi piace proprio un... quello che avrei voluto da questo titolo fin dall'inizio. Anche questa zona l'abbiamo già vista nella cassetta, se non sbaglio. Quando abbiamo trovato le bombe abbiamo ucciso i tipi qua. Mi sto confondendo. Lì vedo delle rantumaglie. Guarda, sei proprio un coglione. Dai, vieni, vieni. Pum! Ti sarebbe piaciuto, vero? Bombarolo Joe. Che cazzo è? Obesoide. Dai, vieni giù. Ma puoi smetterla di coniare come... No, 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 ma così ne aspetta che ne scoppiano due. Ok. E buia, vieni, vieni. No, no, no. Io quanto sarei ritardato. Ah, era morto, vaffanbego, ho preso paura. Per il fatto che detona quando muore, allora ci ho sparato così, a prescindere. Grazie. Grazie. Il nostro amico non ne vuol sapere di alzarsi. No zombie, no more, no more zombie. Un Resident Evil. Chi è che fa versi? Sei te, mia? Perché stai facendo sti versi? Cosa c'hai? C'è le sue cose, lo sapevo. Cazzo, ne abbiamo ancora tre di questi, ma devo aprire un boiaio di robe ancora. Moneta antica, ma basta. Perché si sta lamentando così tanto? Sentila. Mi devo curare? Non voglio. Area cargo. È una stanza chiusa, andiamo. Ok, l'altro lo usiamo qui. No, insomma è entrata in loop. Adesso fa sto cazzo di sigamento da film porno, fino scandinavo. Vabbè, dammela una bomba quando riesci. Oi! Che peso, dai, ma perché? Cambia il... Che cazzata. Che boiata. Allora, onde evitare? Facciamo una roba. Ti prego, puoi smetterla. Ho bisogno che tu faccia una cosa per me. È l'arena di Ocelot questa, cazzo. Destroy! Ethan. Almeno... no, continua. Forse c'è un altro checkpoint, quindi... La pezziamo. Chi è che parla? Ethan! È Baker! Shh, lo so, lo so, lo so. Non ti farò male.
Non te l'avrei mai fatto se avessi potuto. Che vuoi dire? Non sono un maniaco. E non lo sono nemmeno Margherito. O il mio piccolo Lucas. E nemmeno Zoe. Quella Evelyn. È colpa sua. Che cosa diavolo è? Cosa vi ha fatto? C'è il momento di lucidità della c'è famiglia. Il con il suo dono. È così che lo chiama. Ma da boh. L'ho trovata tra i rottami di una nave nel Bayou. Bayou? Nel Bayou? Poi tutto è cambiato. Ti infetta e controlla le tue azioni. No. Non proprio, figliolo. Lei... penetra dentro la tua mente, nella tua anima. Non puoi opporti. Ma perché? Lei diventa una parte di te e non puoi più resistere al bisogno di... Vabbè, ma non ci interessa, sinceramente. Cioè, dammi delle altre risposte. Qualcosa di diverso. L'abbiamo come visto, non ce ne frega. Ti ha contattato perché è spinta da Evelyn. Ascolta. Quella ragazzina vuole una famiglia. E lei la chiave. Capito? Tu devi trovarla. E fermarla. Quindi soffri comunque perché ti ricordi di certa azione e non vorresti farle. Devi liberarci. Ti prego. Sì, alla fine ha rovinato una famiglia di bravissime persone, in poche parole. Però sostanzialmente... Evelyn, stai lontana da lui. Perché? Lui non ti ama. Io posso far sì che ti ami. Non fargli del male. Te l'ho detto, non ho intenzione di fargli del male. Non osare. Altrimenti... non sei mia mamma. Ricordalo. Non so se sei fastidiosa. Compaiono dei fili. Ecco, è qui che un po' mi pento di aver scelto Zoe, perché adesso secondo me lei, se si ritrasforma... Tieni, prendi questo. Cos'è? Ah, la sua fialetta. Ecco. Non riuscirò a resistere ancora a lungo. Madonna, guarda che forza. No. Cazzo. Mia. No. Cosa ho preso? Non lo so. No. Non lo so. Ma non ho nulla. Uccidilo. Mi abbassi. Ai. No. Ma che... Guarda il giro tondo. Aia. Ho parato, bitches. Porca vacca. Mezzo alle tette. Mia, mi dispiace, è la terza volta che ti ammazzo, però scusami. Ma questa campagna deve andare così. Belli gli effetti luce. No, una volta per tutte. No, ma ti prego, ma no. Cioè, non una risposta, ma due discorsi prima che si trasformasse. Per capire... per chi lavorava, per... No, figa, ma no, veramente. Questa lì a farmi vedere Becker in buona, che tra l'altro, cioè, faccelo vivere durante la campagna, allora che già ci dà un'emozione in più quando affrontiamo quelli della famiglia, perché dici, cavolo, in realtà loro non vorrebbero fare quello che fanno. Ok, morita mocciosa infame, dove cazzo sei? Va bene. E vai con le restrizioni sul video. Signori, io direi che per questo appuntamento abbiamo toccato abbastanza robe flaccide. Io vi saluto, vi rimando al prossimo episodio. Siamo vicini al landing, vorrei anche qualcuna delle mie armi che con tanta passione avevo raccolto, soprattutto le monete che ho raccolto con Mia. Sì, ma lo scontrino. Signori,
alla prossima. Barchiamo questa soglia nel prossimo episodio. Ciao a tutti e grazie.